Alle ragazze, a noi ragazze dovrei dire, piace giocare a essere un po' cattivelle. Ancora di più se tutta questa cattiveria gratuita, ai limiti del sadico, si limita alle pagine di un ebook, come in questo caso, o di un libro, al rettangolo di un quadro o a un'illustrazione. Il miglior modo per sfogare la nostra rabbia verso il mondo è metterci un po' di pepe o di benzina sopra, per poi rilassarci e andare avanti come se niente fosse. Le fanciulline di Nadia Magnabosco, con la facciona tonda e il caschetto ordinato da brave bambine, sono ragazze extreme. Si aggirano minacciose come delle novelle Cappuccetto Rosso che, invece di perdersi nel bosco e chiedere innocentemente aiuto dei lupi cattivi, sono lupi cattivi loro stesse. Inseguono, uccidono, incendiano, si divertono a farlo. Così come immagino si sia divertita l'artista a immaginarne le gesta e a renderle sul foglio, con questi neri, rossi, bianchi, così graffianti e significativi. Sicuramente consapevole che tutta questa violenza, una volta chiuso il libro, sarebbe diventata solo invenzione,